E bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Signor Shady. Siamo su Uncharted 4 per provare l'online, che io ho già provato naturalmente, ma volevo far vedere perché mi sto divertendo tantissimo in questi giorni, ma veramente tanto. Pur avendo provato la beta un sacco di tempo fa, il gioco l'ho trovato, cioè, simile alla beta, va bene, però boh, c'è quel qualcosa che forse alla beta non avevo capito, che adesso sto cominciando a capire, che mi sta facendo divertire tantissimo. Naturalmente non è la parte forte del gioco, però devo dire che si sono impegnati tantissimo. Già su The Last of Us c'era qualche cosa che andava bene, e con Uncharted 4 si sono veramente superati. Adesso vi parlo un attimo delle varie cose che possiamo fare. Allora, qui abbiamo gli equipaggiamenti. Naturalmente ci sono gli equipaggiamenti, quelli predefiniti, i classici, un po' tipo alla COD: assalto, supporto, sfondamento tattico, ricognizione spia, spia, un mitra, ricognizione cecchino e cazzi vari. Poi abbiamo, aspettate, gli equipaggiamenti personalizzati che si sbloccano, mi sembra, dopo un po' di partite, dopo tipo 5 partite che fai normali. Perché aspettate, prima devo far vedere questo. Quando fai trova partita all'inizio, proprio quando sei all'inizio, ti dice riscaldamento e tu puoi fare solo questa modalità di gioco, cioè gioco un deathmatch a squadre con altri giocatori alle prime armi. E questa modalità di gioco la dovrai fare per 5 partite, mi sembra, 5-6. E poi sblocchi queste altre tre, deathmatch a squadra, vabbè, con normale, controllo e saccheggio. E poi quello classificato, qui mi dice che devo affrontare almeno 5 partite di ogni modalità di gioco. E quindi prima o poi lo farò perché, boh, sembra carino. Gli equipaggiamenti, stavo dicendo, equipaggiamenti, vabbè, predefiniti, poi c'è quello personalizzato che stavo facendo prima. Equipaggiamento personalizzato. Qui vi chiederà di mettere una pistola. Voi la metterete e vi sbloccherà gli altri slot. Qui aggiunge arma lunga. Per ora ho sbloccato solo il Fall, perché la K47, diciamo, è quella predefinita e te la scarica. Se te la scarica, te la aggiunge subito. E queste sono tutte da trovare, da sbloccare, ragazzi. Poi vedremo. E poi qui c'è. Ah no, questo non lo sapevo. Ok, vabbè, niente di che. E comunque qui saranno tutte da sbloccare, ragazzi, quindi ci vorrà un pochino. Intanto ce la metto l'arma lunga, mettiamo subito la K. Potete mettere massimo 19 punti esperienza, però comprando questo ne potete aggiungere, mi sembra, uno, quindi non è male. Aggiungi acquistabile, strumenti mistici. Strumenti mistici sono dei bonus, diciamo, che si sbloccano durante le partite. Durante le partite, quando sbloccate questi bonus, diciamo, vi aiutano ad uccidere altri nemici, ma ce ne sono diversi e molto variabili, ma veramente fighi. Magari mo in una partita che faccio adesso ve la faccio vedere. Mettiamo l'ira di Eldorado o la pietra centamani. Io direi l'ira di Eldorado, poi ve la faccio vedere qui. Gadget, queste le uso poco. Proviamo con la granata. E siamo a 15 punti esperienza. Magari ne mettiamo un altro qui, giusto per farvi capire. Magari qualcosa state capendo, spero. Incrementa il numero di punizioni, raccolte, furtivo, permette di cogliere di sorpresa i nemici più agevolmente. Regalo addio, rilascia munizioni e denaro quando subisce un KO. No, questo non mi piace per niente. Incrementa l'energia disponibile da abbattuti. E questa non è male. Mira al nemico e preme. Questo pure non è male. Io direi con mano amica, perché gli altri, ragazzi, ancora non possiamo. Non so niente di che. Questi sono quelli veri, veri da mettere. Gli altri ancora. Ecco, questo ad esempio è buono. Poi c'erano gli altri. Vabbè, quelli me li farò. Mo' parto così. Allora, poi un'altra cosa. C'è il negozio. L'avete notato? Il gioco, però, da quello che ho capito io, non è pay to win. Cioè, tu puoi pagare, ma. Guardate. Ok, oh, aspettate un attimo, mo faccio subito la prova. Ottieni punti Uncharted. Ok. E ci siamo. Qui ci sono i punti Uncharted, che sono queste monetine, diciamo, col teschio dorate.
Questi punti Uncharted, però, da quello che ho capito io, non permettono di aprire i forzieri. I forzieri, però, è incremento a uso singolo e strumenti mistici e modifiche a partner. Che significa stare da D? Che cazzo vuol dire? Spiegamelo, signor Shady. Ho fatto pure la rima. Significa che se voi prendete questi due, vi prende, diciamo, i bonus che vanno a modificare la vostra partita, cioè non sono pay to win, cioè non sono. Cioè, voi potete comprare solo questo qua, mi sembra, con. Vediamo un po'. Ecco, solo i bundle dell'eleganza potete comprare con le monete vere. Con i soldi, solo oggetti estetici, non oggetti che vanno ad aiutarvi nel gameplay. Forzieri? Forzieri, vedete? Servono le reliquie. Queste reliquie, questa valuta, diciamo, questa valuta in game, che è questo sole viola, diciamo, si possono prendere solamente completando le partite, vincendole. Anche perdendole, ma perdendole prendi veramente un cazzo, cioè proprio zero. Poi c'è questo forziere che dice forziere arma eroica, che sinceramente non so che cosa voglia dire e cosa voglia fare. Rilascia un'arma eroica casuale senza doppione. Le armi eroiche possiedono già due modifiche. Quindi hanno due, diciamo, due mod alle armi, un po' alla The Division. Ok. E poi c'è il personaggio, ragazzi, che vi potete creare, personalizzare e tutto il resto. Quindi il gioco non è pay to win, da quello che ho capito io, perché solo gli elementi estetici sono, diciamo, pagabili. Quindi stiamo tranquilli, per fortuna anche questo gioco per ora non è pay to win. Quindi io direi di trovarci una bella partita e di partire subito con un bel deathmatch a squadre, così vi faccio vedere un po' com'è, dai. Ok, eccoci qui, siamo in partita. Allora, una delle cose che potete notare, naturalmente, cioè, manco tanto, lo assicuro, pochissimo. Allora, il gioco è più fluido nel multiplayer, abbastanza più fluido. Ma perché questo? Perché naturalmente multiplayer, insomma, questa situazione dei frame rate bassi non va bene per i multiplayer. Poi che Uncharted non abbia un frame rate relativamente basso, vabbè. Non è così perché non ce l'ha bassissimo. Però i multiplayer si sono concentrati per renderlo il più stabile possibile. Quello abbiamo andato giù, raga. Sì, infatti assist. Per renderlo veramente possibile questo frame rate stabile qui nel multiplayer, hanno dovuto abbassare leggermente la risoluzione dell'immagine. Quindi probabilmente non siamo. No, probabilmente, sicuramente non siamo ai livelli del. Quello va giù. È già giù. Ok. Non è ai livelli della storia principale. Bastardo, questo non l'ho visto proprio, regà. Vabbè, giustamente sto parlando, non mi sto concentrando. Poi, tra l'altro, questa è una delle mappe che non ho mai fatto. Che addirittura non so nemmeno quante sono le mappe, sinceramente. Di mappe ne ho giocate 3. Infatti, questa è la terza. Le altre non so quali siano. Vediamo un po' quello che si può fare. Mo' cerchiamo di concentrarci un attimino. Qua stanno a morire tutti. Tutti stanno a morire. Lo sapevo che arrivava. Fallo fuori. Bravo, Shady. Aspetta, che aiutiamo questo. Che sta sempre a morire. C'abbiamo uno sulla sinistra. Anzi. No, ho finito le muni. Poi è bello anche perché ci possiamo arrampicare proprio come nella storia principale. Ah, poi un'altra cosa. Allora, come vedete nella mappa ci sono dei. Non so, dei diamanti. Non so come spiegarvelo. Quelli sono dei bonus, pure quelli, di soldi. I soldi ad ogni uccisione si fanno come se valessero una killstreak. Non so come spiegarvelo, come se fosse per COD. Ma io non so dove sta sto. Eccolo. Ecco, ci ha dato 200 di soldi. Come vedete, io devo arrivare a 800 per sbloccare l'ira di Eldorado.
Aspettate. Che sarebbe quel bonus che vi dicevo. Quello, ragazzi, non è un giocatore reale. Quello è un bonus, appunto, chiamato con i soldi. Come questo, che è un tank. Che viene chiamato da un altro giocatore. Ed è veramente utile. Però, naturalmente, se usiamo tutti i tank in una squadra non va bene. Quello è un cecchino di merda. Con un rigeneratore vicino. Quindi noi stavamo sparando al rigeneratore e dietro ci stava appunto il nemico reale, naturalmente. Eccolo. Aia. Non mi hai, amico. Grazie. Allora, raga. No. Ok, questo l'abbiamo fatto fuori proprio. Ma ha dato pure l'uccisione a me, quindi a posto, a posto. Io purtroppo questa mappa non la conosco e non sto giocando benissimo. Questa cosa un pochino mi dispiace. Aspettate che esce qualcuno da qua, sicuro. Ecco, questa l'abbiamo fatto fuori. Attenzione, c'è qualcuno qua, mi sa. Ok, abbiamo fatto fuori pure quello. Poi qua c'è qualcuno. Attenzione. Ok, attenzione, cazzo. Uno l'abbiamo abbattuto e da dietro. Vabbè, raga. Comunque, questo è il solito deathmatch. Poi ci sono altre modalità di gioco che ancora devo fare. Ad esempio, saccheggio. Queste cose qua sono carine. Ho visto qualche video. Qui ci sono munizioni. Ed abbiamo abbastanza soldi per la pietra cintamani. Che adesso andremo ad utilizzare. C'è qualcuno sopra, però l'ho sprecata un pochino. No, via! È stato bravo quello. Ecco, vedete lì la pietra cintamani? Sta rilasciando degli spiriti. Questi vanno a colpire. Ecco, già ho preso qualcuno. Purtroppo però quella va utilizzata, ma l'ho utilizzata un po' così per farvi vedere. Naturalmente, come ogni cosa va utilizzata quando deve essere utilizzata. Quella va utilizzata quando tipo ci sono un sacco di nemici che si trovano, che stanno spawnando da una parte e vi stanno attaccando. Quella è utilissima. Poi se vedete un gruppetto vicino, quella fa veramente un sacco di danni. Ma proprio da... Ecco, adesso ce ne sta una nemica qui, quindi io scappo dall'altra parte. E poi che cosa? Aspettate, volevo dire. No! Ecco, stavo a pensare un'altra cosa. Mamma mia, raga, che io ho fatto! Che io ho fatto, raga. Re del KO. Era un cecchino, eh? Quello era un cecchino non reale, ragazzi. Quello era un cecchino chiamato con il bonus. Poi un'altra cosa. Vedete? Adesso il prezzo della bastarda. Bravi, bravi. Allora, stavo dicendo, il prezzo della pietra del dorato è aumentato perché ogni volta che usate questo bonus, naturalmente, se no non sarebbe, cioè, non ci sarebbe costo, ragazzi. Devi, anche perché di soldi ne prendi nella partita, ve lo assicuro, eh. È abbastanza semplificato come multiplayer, però devo dire che è veramente divertente. E non me l'aspettavo così. E naturalmente ogni volta che sbloccate questo bonus, che lo usate, vi... No! No, brutta questa. Naturalmente stavo dicendo, vi aumenterà leggermente il prezzo. Ora non sono una squadra tanto equilibrata, cioè non... Non giochiamo molto di squadra. Poi non vedo. Loro hanno solo curatori. Non. Noi non utilizziamo molti tank. Questo va giù male. Bisogna giocare molto con le coperture, raga. Ecco, ne vedo uno lì. Che adesso noi facciamo fuori prontamente. Cioè, se rimane in copertura il gioco può anche andar bene, però se fai qualche cazzata che esci male,
Aia. Ah, vabbè, tanto la partita era finita. Ok, siamo arrivati terzi nella nostra squadra, però poteva andare molto meglio. Ad esempio, quei due che hanno giocato, non so cosa hanno fatto. Anzi, no, forse l'ultimo, l'altro abbastanza, dai. E vabbè, abbiamo perso, quindi questa era una partita giusto per farvi capire un po' come funzionasse, raga. Io devo dire che io gli darei una possibilità a questo multiplayer. Che dite? Dai, dai, ci può sta, non è male, considerando che loro si sono impegnati tantissimo sulla storia principale, che è veramente un capolavoro e che tra l'altro sto portando sul canale e che non vedo l'ora di finire, anzi no, spero non finisca mai. Però, quindi, questo era un piccolo, piccolo, non so quanto è venuto lungo, questo era un video per spiegarvi un po' quello che ho provato io, diciamo, in questo giorno che l'ho provato, questo multiplayer. Mi è piaciuto tanto, quindi spero possa piacere anche a voi. Datemi una possibilità, mi raccomando. Ci vediamo alla prossima. Chi vuole giocare, naturalmente, mi aggiungesse. Ci vediamo alla prossima. Lasciate un bel like, iscrivetevi e fate quello che vi pare. Vi voglio bene, raga. Bella.